Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi realizziamo insieme questo scaldacollo a due giri, metà peloso e metà con una lana normale, quindi metà rasato, anche se con una lavorazione leggermente diversa, mentre questa parte ha una lavorazione più semplice perché la lana è pelosa, diciamo che imita la pelliccia, la arricchisce già notevolmente. È uno scaldacollo a due giri, realizzato metà appunto con una lana e metà con l'altra. Io spero che questo tutorial vi possa essere utile, che il progetto vi piaccia. A me piace veramente tanto, sono veramente super soddisfatta di questo scaldacollo e realizzerò anche in seguito un cappello, sempre metà con questa lana e metà con l'altra, in modo da poterglielo abbinare. Quindi a breve avrete anche il tutorial del cappello. Vi mando un bacione enorme e vi lascio il tutorial. Ciao! Quello che ci occorre per realizzare questo scaldacollo è della lana di due tipi diversi. Una è la lana peluche, che è una novità che io vado a lavorare insieme a voi per la prima volta, ed è questa lana, vedete, che ha una specie di pelucco, ok? Quindi veramente molto particolare, con cui andremo a fare metà del nostro scaldacollo. L'altra metà lo vado a fare con una lana più classica, quindi normale, di questo colore grigio chiaro, quindi in contrasto, dove andremo a fare anche due punti diversi, la parte grigia più lavorata, la parte col pelucco un po' meno, perché appunto avendo già il pelo è già lavorata di suo, e la sua bellezza è proprio la resa di questo pelo molto molto morbido che imita l'ecopelliccia, e col quale si possono fare anche colli, eccetera. E il tutto andremo a lavorarlo con un uncinetto numero 7. Vi ricordo, come sempre, che tutto il materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamare.it. Quindi, come prima cosa, partiamo facendo il nostro cappio con la lana peluche e avviamo una serie di 24 catenelle. Voilà, guardate che meraviglia. Adesso, sopra queste 24 catenelle, dobbiamo andare a lavorare delle mezze maglie alte. Quindi facciamo 2 catenelle che sostituiscono la nostra prima mezza maglia alta, e dopodiché andiamo a puntare in tutti i nostri punti e andiamo a lavorare un mezzo punto alto. Facendo attenzione che il primo giro è un pochettino complicato individuare i punti, perché con questo pelo non si vedono molto bene le catenelle e quindi è un pochettino difficoltoso, ma da questo giro in poi sarà tutto molto più semplice. In questa parte non vado a fare punti più elaborati, ma lavoreremo tutto il pezzo a mezza maglia alta, perché tanto con appunto questo motivo del pelucco della lana, che è la sua particolarità, altri punti sarebbero sprecati, non risalterebbero, no? Quindi perché andare a complicarsi la vita facendo punti elaborati quando in realtà non risaltano in questo caso, e andremo quindi a lavorare tutto questo pezzo a mezza maglia alta, mentre il pezzo successivo con l'altro colore e l'altra tipologia di lana andremo a fare un punto poi un pochettino più elaborato per arricchire ulteriormente il nostro scaldacollo. Una volta terminato il giro, facciamo di nuovo 2 catenelle, voltiamo il nostro lavoro e torniamo a lavorare una mezza maglia alta sopra ogni maglia sottostante. Quindi vedete, molto semplicemente, adesso questo giro è molto più semplice, perché anche se i punti continuano a non vedersi granché, si sentono, perché tra un punto e l'altro del giro precedente si è creato una specie di mini buco, che però non si vede, ma si con le mani si sente, e quindi si riescono a individuare perfettamente i punti, ok? Quindi non c'è più nessuna difficoltà data dal pelucco che vi impedisce di vedere, ecco.
Tra l'altro è morbidissimo, veramente morbidissimo, al tatto, veramente molto molto bello questo pelo. Una volta arrivati al termine del giro, di nuovo 2 catenelle, voltiamo e ripartiamo. E dobbiamo proseguire in questo modo fino ad aver ottenuto il primo pezzo, la metà, diciamo, del nostro scaldacollo, dal quale poi andremo ad attaccarci con l'altro tipo di lana e a fare la seconda parte in contrasto. Quindi adesso voi potete fare la lunghezza del pezzo più lungo o più corto in base a se volete uno scaldacollo a un giro o a due giri. Io lo voglio a due giri e quindi andrò a realizzare circa una 60-65 centimetri con questa lana qua e poi altri tanti centimetri con l'altra. Ok, quindi questa prima parte è veramente semplice, semplice, semplice. Andiamo a lavorare questa nuova lana a mezza maglia alta fino ad ottenere una striscia appunto lungo quanto desideriamo, nel mio caso 65 centimetri. Voilà. Allora, guardate, ho realizzato il pezzo, la prima parte del mio scaldacollo con la lana peluche e ho lavorato 65 cm circa e adesso andrò a farne più o meno altrettanti con l'altra lana, esattamente come vi dicevo, e con un altro punto. Quindi vedete, questo è il risultato della lana peluche, mi piace veramente tantissimo, è morbidissima, non punge assolutamente ed è veramente fantastica. Adesso andiamo a cambiare colori e a fare l'altro pezzo. Allora, guardate, adesso iniziamo. Ho fatto il cappio con il nuovo colore. Mi inserisco qui nel primo punto che ho a disposizione con una maglia bassissima. Voilà. Adesso andiamo a lavorare il punto nuovo, ovvero saltiamo una maglia, quindi non andiamo qui nella prima, andiamo direttamente nella seconda e facciamo una maglia bassa. Dopodiché torniamo indietro e andiamo a recuperare il primo punto che abbiamo saltato e facciamo un'altra maglia bassa. Adesso di nuovo saltiamo il punto seguente, andiamo in quello dopo ancora. E facciamo una maglia bassa, torniamo indietro sul punto dimenticato e lavoriamo una maglia bassa e quindi ci vengono queste maglie basse incrociate. Quindi adesso magari il primo giro vi è un po' più complicato. Se volete potete anche fare un giro di sola maglia bassa, così poi dopo vi ritrovate coi punti e se fate fatica a riconoscere i punti nella lana peluche, ecco, potete fare anche prima un giro di sola maglia bassa e poi partire con il punto. Se no, se invece riuscite a vederli bene e non avete difficoltà, fate direttamente il punto come sto facendo io. Quindi salto il punto seguente, vado in quello dopo e faccio una maglia bassa. Torno indietro nel punto che ho saltato e vado a fare un'altra maglia bassa. Adesso io dovrei andare a lavorare qui, ma salto, vado nel punto dopo, faccio una maglia bassa, torno su me stessa nel punto lasciato e vado a fare un'altra maglia bassa. Quindi adesso io dovrei andare qui, invece vado in quello dopo e poi torno indietro. Quindi sono sempre due maglie basse, ma la prima la faccio, diciamo, saltando un punto e la seconda andando a recuperare quel punto che ho saltato. Vedete? Adesso io dovrei andare qui, invece vado in quello dopo e poi torno indietro. E ripeto questo procedimento per tutto il giro. Arrivati al termine del giro andiamo a fare una catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a ripetere il procedimento. Adesso qui i punti li vediamo molto meglio perché è già un po' più definito. Quindi io dovrei andare a puntare qui nel primo punto, ma invece vado a puntare nel secondo e faccio la mia prima maglia bassa. Recupero il primo punto che ho saltato e faccio un'altra maglia bassa. Quindi io adesso normalmente andrei a puntare qui in questo punto, invece vado in quello successivo. Così. E poi torno indietro in questo qua e vado a puntare in questo che ho saltato prima.
in questo modo. Quindi adesso invece di puntare qua vado in quello dopo e torno indietro poi a puntare in quello che ho saltato. Vedete che si crea questo punto, diciamo un po' sbiecato. Quindi adesso invece di puntare qua vado in quello successivo e poi torno indietro a recuperare il punto che ho saltato. Ancora, non punto qui ma in quello dopo e poi vado a recuperarlo tornando indietro. Quindi adesso non punto qui, ma in questo qua successivo. Voilà, faccio la mia maglia bassa, torno a recuperare il punto che ho saltato e faccio un'altra maglia bassa. Proseguo così per tutto il giro. Una volta arrivati al fondo, facciamo di nuovo una catenella, voltiamo il lavoro e ripartiamo. Quindi non punto nel primissimo, ma in quello dopo, e poi vado a recuperare il primo punto. Voilà, non vado nel punto successivo, ma in quello dopo. Faccio la mia prima maglia bassa, torno indietro, recupero il punto che ho dimenticato e faccio un'altra maglia bassa. Ancora, quindi non qui ma qua, e poi torno a recuperare il punto. Vedete che si crea questa lavorazione. È un punto abbastanza semplice perché comunque sono solo maglie basse, però abbastanza d'effetto, ecco. Quindi adesso salto il primo punto, vado nel secondo. Faccio la mia prima maglia bassa, torno indietro nel punto che ho saltato e vado a lavorare la mia seconda maglia bassa. Ok, dobbiamo proseguire così fino ad avere di nuovo una lunghezza di centimetri pari a quella che abbiamo realizzato con l'altro tipo di lana. Quindi io farò di nuovo altri 65 centimetri perché voglio realizzare appunto questo scaldacollo molto ampio a due giri. Ok, quindi proseguiamo, vedete, in questo modo fino a ottenere la lunghezza desiderata. Allora, guardate un po', ho terminato di realizzare anche la mia parte grigia, quindi ho ottenuto la stessa lunghezza sia di grigio che di nero. E adesso per terminare questo scaldacollo non ci resta che andarlo a chiudere a cerchio. Ovviamente se qualcuno di voi invece vuole fare una sciarpa può benissimo lasciarla così separata. Però noi abbiamo detto che facevamo uno scaldacollo a due giri e adesso andiamo ad unirlo. Quindi io prendo la lana peluche semplicemente perché per realizzare questa parte ho utilizzato tutto il gomitolo e non ho avanzato niente. Quindi un gomitolo da 100 grammi mi è bastato e l'ho utilizzato tutto per realizzare questa parte qua. Invece della lana peluche ho avanzato ancora tutto questo, quindi vado a prendere il nero solo ed esclusivamente per quel motivo lì, altrimenti potete unirlo benissimo con il grigio come preferite. Adesso andiamo a unire a maglia bassissima le due parti. Quindi, ho fatto il mio cappio. Posiziono, piego metà il mio scaldacollo e posiziono le due parti che vadano a combaciare perfettamente assieme. In questo modo, poi mi inserisco qui in una maglia della parte del nero e in corrispondenza in una maglia della parte grigia. Prendo il filo e vado a chiudere tutto. Voilà. Adesso entro nella seconda maglia della mia parte nera, la seconda maglia vedete qui della mia parte grigia, ho caricato entrambe sull'uncinetto, prendo il filo e chiudo tutto con una maglia bassissima. Ancora entro prima nella parte nera, poi nella parte grigia, prendo il filo e chiudo tutto.
Voilà. Ancora. Vedete? Entro in entrambe le parti e chiudo tutto. Quindi una volta terminata la cucitura a maglia bassissima, diciamo, io ho rovesciato il mio scaldacollo perché questa è la cucitura, diciamo, la parte bruttina che a me non piace e la tengo all'interno, quindi ho semplicemente risvoltato il mio scaldacollo e invece da fuori si vede questa cucitura qui che resta perfettamente bella, no? Anche a vista, non si vede il filo passante, semplicemente da una parte si passa all'altra, quindi questa è la parte che sta al di fuori, ok? E quindi questo è il risultato finale di questo scaldacollo mezzo e mezzo, vedete, a due giri, quindi adesso noi andiamo poi ad intrecciare e questo è il risultato finale. A me piace veramente tanto, soprattutto la parte questa qui delle peluche, che era la lana che io volevo provare, mi piace veramente tantissimo perché è sofficissima, è veramente molto 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 morbida e ha assolutamente passato il test. Quindi spero che anche voi piaccia il risultato finale. Se provate a realizzarlo, mi raccomando, mandatemi le foto sul gruppo di Facebook Mari e le amiche uncinettine. Io vi mando un bacione enorme e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao!